Qualcuno di voi mi conosce, qualcuno non mi conosce, ma mi presento rapidamente. Come sapete, io per 30 anni ho fatto il dirigente sindacale, quindi le fabbriche le conosco, ero nella CGIL. Fiat, Olivetti. Di recente ho visitato tante fabbriche, l'ultima, gliel'ho detto, era la Brembo, quella di Bombassei. Anche lì una produzione di qualità, quindi abbiamo visto la vostra produzione e effettivamente quando c'è di mezzo la sicurezza è obbligatoria la qualità, quindi l'innovazione. Mi pare che questo sia, diciamo, il punto di forza, perché quando si scommette sulla qualità e sull'innovazione si può andare avanti bene. 2 anni di governo sono pochi, io ho cercato di fare delle cose concrete perché sono una persona concreta. Stavo spiegando al signor Autisio, il cuneo fiscale aiuta un po' le imprese a diminuire il costo del lavoro, ciascuno di voi costerà di meno con questo sconto perché voi siete lavoratori stabili. Noi abbiamo indicato una strada molto semplice: quando un lavoratore è stabile è giusto che costi un po' meno, quanto meno. Se uno guadagna 25.000 euro lordi l'anno, 1.300 netti al mese, costerà all'impresa al nord 600 euro all'anno di meno, al sud di più, perché c'è un vantaggio per la situazione meridionale. Poi abbiamo introdotto anche il credito d'imposta, soprattutto per l'assunzione stabile delle lavoratrici nel mezzogiorno, anche questo è un incentivo quando i mercati del lavoro hanno delle differenze molto importanti. L'altra norma nuova che stiamo scrivendo in questi giorni è quella del premio di risultato. Io so che voi l'avete questo premio di risultato. Abbiamo alzato la quota dell'esenzione dal 3% diventa dal 5%. Abbiamo investito 500 milioni di euro nei prossimi 3 anni per alimentare questa esenzione. Vuol dire risparmiare il 25% dei contributi da parte dell'imprenditore che eroga questo salario. Per voi la nuova norma prevede che anche questa retribuzione diventi pensionabile, prima non lo era. Poi io ho lavorato molto per la stabilità del lavoro, oltre a questo premio alle imprese quando il lavoro è stabile, la diminuzione del cuneo fiscale che va solo per il lavoro stabile. Voi sapete che abbiamo ripulito un po' l'utilizzo del lavoro a progetto, pensate ai call center, abbiamo stabilito 22.000 giovani, cosa non di poco conto, anche nella pubblica amministrazione le persone sono state stabilizzate, quando il lavoro è flessibile abbiamo introdotto tutele che voi avete, la malattia e la maternità che prima non c'erano, un po' per dare una forza soprattutto ai giovani. I giovani che sono nel lavoro flessibile potranno riscattare la laurea in termini più convenienti, potranno totalizzare i contributi, avere contributi figurativi, insomma tutta una serie di interventi molto importanti. Anche sulle pensioni qualcosa è stato fatto di importante, perché credo che già a maggio verrà pagata la cosiddetta 14esima ai pensionati fino a 670 euro, sono circa 400 euro una tantum all'anno di 14esima che coinvolgerà 3.400.000 pensionati che hanno le pensioni più basse. Insomma, io ho cercato di fare un'azione molto pratica, molto concreta, soprattutto per quanto riguarda la parte più debole del paese, penso alle pensioni, ai giovani del lavoro discontinuo, alle donne che faticano ad entrare nel mercato del lavoro e poi ovviamente dei sostegni alle imprese che scelgono la strada della competitività e un aiuto ovviamente al lavoro. Pensate alle questioni appunto del salario di produttività.